Benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo il quesito 9, penultimo quesito dell'esame di maturità del 2018. Partiamo dal testo. Sono dati nello spazio tridimensionale i punti ABC. Dopo aver verificato che ABC è un triangolo equilatero e che è contenuto nel piano alfa di equazione bla bla, stabilire quali sono i punti P tali che ABCP sia un tetraedro regolare. Ok, questo quesito è piuttosto complesso perché ci chiede ben tre cose. Numero 1, ci chiede di verificare che ABC è un triangolo equilatero. Numero 2, ci chiede di verificare che il triangolo è contenuto in un piano. Numero 3, ci chiede di trovare i punti P affinché ABCP sia un tetraedro regolare. Partiamo dal primo. Verifichiamo che ABC è un triangolo equilatero. Chiaramente, immagino, sappiamo tutti che cosa sia un triangolo equilatero. È un triangolo che ha tre lati uguali. Quindi, per verificare questo punto, basta semplicemente andare a calcolare la lunghezza dei tre lati del triangolo ABC. Per fare questo, dobbiamo applicare la formula della distanza tra due punti. La ripassiamo insieme. AB si trova facendo la radice quadrata di che cosa? Devo fare la differenza delle x elevata alla seconda più la differenza delle y elevata alla seconda. Piccola parentesi, se vi state chiedendo come mai qui ho messo più, è perché devo fare 1 meno meno 1. Prodotto dei segni, meno per meno fa più, ecco perché qui c'è 1 più 1. Ultimo termine, devo fare la differenza delle z. Questa è la formula da utilizzare. Facciamo i calcoli, 3 meno 3, 0. 1 più 1, 2, elevato alla seconda, 4. 0 meno 2 fa meno 2, elevato alla seconda fa più 4. 4 più 4, il risultato è radice di 8. Andiamo avanti, andiamo a calcolare BC. La formula è la stessa, quindi la riapplico. Chiaramente devo fare la differenza delle x più la differenza delle y più la differenza delle z. Ovviamente tutto alla seconda. Facendo i calcoli, 4 parentesi viene 2, elevato alla seconda 4. Qui viene meno 2, che elevato alla seconda fa sempre più 4, e qui viene 0. Anche BC è lungo radice di 8. Ultimo lato, andiamo a calcolare AC. Facciamo i calcoli tra parentesi, 3 meno 1, 2, elevato alla seconda, 4. 1 meno 1, 0, quindi niente. 0 meno 2, meno 2. Elevato alla seconda, un numero negativo elevato alla seconda, vi ricordo che fa sempre più qualcosa, più 4. E anche il terzo lato è lungo radice di 8. Quindi abbiamo dimostrato che ABC è un triangolo equilatero. Punto 1 fatto. Punto 2 ci chiedeva di verificare che è contenuto nel piano alfa, dove alfa è un piano con questa equazione. Per vedere se ABC è contenuto nel piano, basta semplicemente andare a vedere che il punto A appartiene al piano, il punto B appartiene al piano e anche il punto C. Quindi, parola magica, appartiene vuol dire che devo andare a sostituire le coordinate del punto al posto di x, y, z. Se appartiene, devo ottenere un'identità. Al posto di x metto 3, al posto di y metto 1 e al posto di z metto 0, cioè niente. Ricopio meno 4. 3 più 1, 4, meno 4, 0. 0 uguale a 0 è un'identità e quindi concludo che A appartiene ad alfa. Facciamo la stessa cosa con B e C. Vado a sostituire, come sempre, al posto di x, y, z, le coordinate x, y, z di B e ottengo 3 meno 1, 2. 2 più 2, 4, meno 4, 0. Ho di nuovo un'identità, quindi B appartiene a alfa. Ultimo punto, C. 1 più 1 più 2 fa 4, meno 4, 0. Ho ottenuto tre identità, dunque A, B, C appartengono ad alfa. E quindi concludo che ABC è contenuto nel piano alfa. Ultimo punto, andiamo a trovare i punti P, tale che ABCP sia un tetraedro. Innanzitutto, chi di voi sa che cos'è un tetraedro regolare? Vi metto la figura qui. Un tetraedro è un solido con quattro facce uguali tra di loro, in cui ciascuna faccia è un triangolo equilatero. Quindi, per poter trovare il punto P, dobbiamo imporre che AP sia uguale a BP, sia uguale a CP, che a sua volta sia uguale a radice di 8, dove radice 8 era la lunghezza dei lati del triangolo equilatero che avevamo visto prima. P non lo conosciamo, quindi ha coordinate generiche x, y, z. Dobbiamo imporre che la lunghezza dei tre lati sia uguale tra di loro e che sia uguale a radice di 8, al triangolo di prima. Dire che queste tre uguaglianze siano verificate equivale a dire che AP è uguale a BP, AP è uguale a CP,
a pi uguale a radice di 8. Andiamo a impostare queste tre uguaglianze. Dobbiamo fare la distanza tra due punti, a le coordinate io ce le ho nell'altra pagina, voi andate a controllare nei vostri appunti, mentre pi è un punto generico di coordinate x, y, z. Otteniamo tutta questa roba qua. Allo stesso modo AP uguale CP, chiaramente il primo membro lo ricopio, mentre il secondo membro devo fare la distanza tra C e P. Ultima andiamo a uguagliare AP a radice di 8. Il nostro obiettivo è trovare le coordinate del punto P, x, y, z. Guarda caso abbiamo tre equazioni in tre incognite, quindi andiamo a risolvere un sistema 3x3. Ora mi rendo conto che sia il primo che il secondo membro ho radice, per cui per semplificare i calcoli posso mandarle via, a destra e a sinistra. Poi, prima di mettermi coi paraocchi a fare i calcoli, mi rendo conto che nella prima ho questo termine alla seconda uguale anche a questo termine. Tutte le volte che in un'equazione ho uno stesso termine a destra e a sinistra, per esempio 5 a destra e 5 a sinistra, lo possiamo mandare via, quindi anche qua mandiamo via. In questo modo i calcoli sono più semplici. Ora andiamo a fare i conti. Qui abbiamo un quadrato di binomio che viene così, qua rimane z alla seconda. Qua abbiamo due quadrati di binomi e il risultato viene questo. Non sono stata a spiegarvi tutti i passaggi perché in quinta superiore ormai i prodotti notevoli devono essere l'ABC. Ovviamente se avete bisogno di un ripasso trovate tutti i link in descrizione delle playlist. Andiamo quindi a fare i calcoli nella seconda equazione. Anche qui mi faccio furba, noto che questo termine e questo sono identici, quindi li mando via. Facciamo quindi i calcoli. Al primo membro rimane questo, mentre al secondo membro ottengo questo. Ultima equazione, qui non va via niente a destra e a sinistra, quindi faccio i conti. Ok, ora la cosa più bella, andiamo a vedere se a destra e a sinistra va via qualcosa. Mi rendo conto che nella prima questo e questo se ne vanno. Anche lui e lui e anche questi due termini. Porto tutto al secondo membro perché qua è rimasto solo lui, quindi meno 2 portato di qua fa più 2, più 2 fa più 4y e questi due li ricopio. Poi la seconda, questi due se ne vanno e anche questi due termini. Visto che qua ho 4 termini e qua ne ho solo 2, faccio prima portare questi due al secondo membro, quindi questo diventa più 6, meno 2 fa 4x. Poi meno 4z lo ricopio, lui diventa meno 9 più 1 più 4, vuol dire meno 9 più 5 che fa meno 4. L'ultima non va via nulla, quindi andiamo a scrivere prima i termini di grado 2, poi i termini di grado 1 e poi i termini noti che qui si sommano, 9 più 1 10 meno 8 fa 2. Ok, i calcoli sembravano spaventosi, in realtà si è semplificata parecchia roba. Ora mi rendo conto che sia nella prima che nella seconda posso dividere per 4, così i conti sono più facili. Ok, dopodiché mi rendo conto che sia nella prima che nella seconda appare z, quindi vado a esplicitare y e x, così mi viene y in funzione di z e x in funzione di z. Perché ho fatto questo? Perché adesso se al posto di x metto questa quantità qui e al posto di y metto questa quantità qui, la terza equazione si trasforma tutta in un'equazione nell'incognita z, quindi vado a sostituire. Viene un'equazione di secondo grado, andiamo a fare i calcoli, sono sicura che riuscite a farli da soli, quindi io vi scrivo tutti i passaggi, però non ve li spiego step by step, voi mettete stop, fate i conti per conto vostro e poi rimettete play e verificate con me. Ho ottenuto un'equazione di secondo grado spuria che si risolve raccogliendo una z. Per trovare le due soluzioni applico la legge di annullamento del prodotto. Anche qui, se volete ripassare le equazioni di secondo grado, trovate il link in descrizione. Ora che ho trovato i due valori di z, cosa faccio? Ritorno al mio sistema e vado a sostituire al posto di z 0 una volta e l'altra volta al posto di z 8 terzi. Quindi riscrivo due sistemi perché ho trovato due valori di z. Sostituendo 0 qui e qui ottengo x uguale 1 e y uguale meno 1. Se sostituisco 8 terzi al posto di z, qua viene 8 terzi meno 1, che facendo l'MCM fa 5 terzi, mentre 8 terzi più 1 facendo l'MCM fa 11 terzi. Ho trovato due terne, quindi ho due punti, ovvero ho P1 e P2, che ritornando al nostro disegno erano proprio le due soluzioni che mi aspettavo. Io infatti mi aspettavo un tetraedro regolare sia da una parte del piano che dall'altra parte del piano, quindi mi aspettavo di trovare due valori di P.
Ed ecco quindi la soluzione. Domani ragazzi concludiamo con il decimo quesito. Vi anticipo già che quello di domani è carinissimo e si risolve davvero in 3 minuti. Fatemi anche sapere quali tra questi quesiti avreste risolto se vi fosse capitato questo esame. Piccolo spoiler, a me piacevano il quesito 3, il quesito 4, il quesito 5, il 7, cioè ovviamente il 7 deve piacere a tutti, ne sono sicura, e il quesito 10. Questo qui è carino, ma effettivamente ci sono tanti calcoli da fare e quindi lo preferisco meno rispetto agli altri che vi ho detto. Sono curiosa di sapere quali sono i vostri preferiti. Se volete altri video sull'esame di maturità, cliccate sul bottone mi piace, così nei prossimi giorni ne caricherò di altri. Se vi va, lasciate qui un commento per dirmi come vi state preparando al grande giorno. Io sono curiosa e soprattutto altri, leggendo i vostri commenti, potrebbero trarne profitto. Io vi auguro buono studio e vi ricordo che se non siete ancora bravi in matematica è perché ancora nessuno ve lo ha insegnato.